sulla preghiera, parlando un po' in generale dell'argomento, per poi scendere nei particolari le volte seguenti. Io intitolerei lo studio di questa mattina Necessità della preghiera. Gesù ha detto, raccontando una parabola, che bisogna pregare senza stancarsi. Ecco, c'è un pericolo, quindi, la stanchezza che ci prenda e non preghiamo più. Poi c'è un testo dell'Apostolo Paolo, lo ricorderete, nella prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 5, al versetto 17, che dice: non cessate mai di pregare, non cessate mai di pregare. Questo può meravigliare, perché qualcuno si può dire subito: ma allora, dal mattino alla sera, io dovrei stare in ginocchio a pregare. Che cosa vogliono dire questi testi? Questi testi parlano della necessità della preghiera. Fratelli e sorelle, non c'è un credente che si rispetti che non debba pregare. Non c'è cristianesimo senza preghiera. Che cos'è la preghiera? Cominciamo a dare una risposta. Che cosa significa pregare? Pregare significa parlare con Dio. Allora è un atto di fede, perché Dio non si vede, ma il credente lo sente. Lo sente molto bene. È un atto di fede, certo. E senza fede, dice la parola di Dio, è impossibile piacere a Dio. Traggo dal libro Passi verso Gesù di Elena Goldwine White questa significativa definizione. Pregare significa aprire il cuore a Dio come a un amico. Non perché sia necessario fargli conoscere quello che siamo, ma per mettere noi stessi in condizioni di poterlo ricevere. La preghiera non serve per fare scendere Dio fino a noi, ma per innalzare noi fino a Lui. Mi sembra molto interessante e significativa questa definizione. La preghiera non è fare conoscere quello che siamo a Dio, ma è fatta per mettere noi stessi in condizione di poter ricevere il Dio. La preghiera, ripeto, non serve per fare scendere Dio fino a noi, ma per innalzare noi fino a Lui. Un'altra definizione della stessa autrice è questa, famosa: la preghiera è il respiro dell'anima. Non si può vivere senza respirare, è impossibile. Quindi non si può essere un cristiano senza la preghiera. Ma come pregare? Perché pregare? Quando pregare? Dove pregare? Per che cosa pregare? Ecco, sarà questa un po' la nostra indagine, l'oggetto del nostro studio. Incominciamo con leggere un testo dell'Apostolo Paolo che dice che noi non sappiamo pregare, quindi dobbiamo imparare a pregare, nessuno si offenda. La Bibbia dice: noi non sappiamo pregare. Romani capitolo 8, versetto 26, seconda parte. Romani 8, 26, seconda parte.
perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili. Quindi è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Che cosa dice la parola di Dio circa la preghiera? Che cosa insegna? Chi dobbiamo pregare? Solo Dio. Siamo d'accordo? Io so di sfondare una porta aperta, però aggiungerò che purtroppo molti credenti cristiani non pregano solo il Dio, voi sapete, cioè pregano delle creature morte, e cosiddette innalzati agli onori degli altari. Pregano Maria, la madre di Cristo, pregano i santi, pregano i beati, eccetera. Nella parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento, non c'è una traccia di preghiere rivolte a creature. La Bibbia dice che dobbiamo pregare solo Dio, nostro creatore. E la preghiera è un atto di umiltà, è un atto di sudditanza positiva verso Dio. Noi lo riconosciamo come nostro Dio, lo riconosciamo come nostro creatore, lo riconosciamo straordinario, potente, creatore di ogni cosa e creatore di noi stessi. Quindi Gesù Cristo ci ha insegnato nel Padre nostro che la preghiera per eccellenza, che studieremo in seguito, a invocare il Signore con queste parole: Padre nostro che sei nei cieli. L'uomo si annulla, si mette in comunicazione spirituale con Dio e lo ritiene suo padre e abita nei cieli, abita dappertutto ed è nel cuore di quelli che lo rispettano e lo amano. Quindi sottolineiamo a matita rosso-blu, non ce n'è bisogno, ma io lo ripeto, dobbiamo pregare solo Dio, non mai la creatura, mai. Questo è l'insegnamento di tutta la parola di Dio. E purtroppo invece nel corso dei secoli i deviazionismi dottrinali, le eresie hanno inquinato la preghiera al punto che oggi si arriva a adorare, a riverire la creatura dimenticando il creatore che è benedetto in eterno. Dobbiamo pregare Dio, Padre, Creatore nel nome di suo figlio, Gesù Cristo. Leggiamo Giovanni capitolo 14, Giovanni capitolo 14, i versetti 13 e 14. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Quindi noi giustamente terminiamo ogni preghiera dicendo: Padre, ascoltaci nel nome di Gesù, non per meriti che io non ho, ma per i meriti di tuo figlio. Non dobbiamo mai dimenticare questo, pregare il Signore nel nome di suo figlio, nel nome di Gesù Cristo. Ancora dei versetti, capitolo 16 di Giovanni, il versetto 23, Giovanni 16, 23, e in quel giorno non rivolgerete a me alcuna domanda, in verità vi dico che quel che chiederete al Padre, Egli ve lo darà nel nome mio. Quindi vedete come
è importante rivolgerci nella preghiera nel nome di Gesù Cristo. Quindi nello stesso momento riconosciamo Dio, Padre, nostro Creatore, e suo Figlio, il nostro intercessore, il nostro Salvatore, perché ci trinceriamo dietro i suoi meriti. Poi il versetto 24, fino ad ora non avete chiesto nulla nel nome mio. Chiedete e riceverete affinché la vostra allegrezza sia completa. Quindi vedete come il Signore ci invita a chiedere. Ci invita a chiedere. E ci invita a chiedere con fiducia, naturalmente. Vi sono diversi tipi di preghiera. Vediamo i tipi principali. Prima di tutto c'è la richiesta di aiuto e direi che noi ci rivolgiamo al Signore specialmente quando abbiamo bisogno di aiuto. E il Signore ci ascolta, certo che ci ascolta. Poi parleremo delle condizioni per essere esauditi, che vi sono delle condizioni. Richiesta di aiuto, sia materiale e sia spirituale. E il Signore ci invita a chiedere. Perché ci invita a chiedere? Non lo sa Lui di che cosa noi abbiamo bisogno? Certo che lo sa, ma vuole che noi facciamo un atto di dipendenza nei Suoi confronti. Matteo capitolo 7, sermone sulla montagna. Versetti peraltro molto noti, rileggiamoli però. Matteo capitolo 7, dal versetto 7 in avanti. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo fra voi il quale, se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli le cose buone a coloro che glielo domandano. Ecco, Gesù dice fra l'altro che noi siamo malvagi, e ha ragione, purtroppo ha ragione. Voi siete capaci, che siete malvagi, di dare buone cose ai vostri figli, e Dio non darà le cose a quelli che glieli domandano? Chiedete, dice, chiedete. Chiedete aiuto, chiedete forza, chiedete che cosa? Il pane quotidiano. È scritto nel Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il Padre nostro comprende tutte le necessità materiali e spirituali dell'uomo, ma non dobbiamo limitarci a pregare soltanto per avere delle cose materiali. Sarebbe poco, sarebbe parziale, sarebbe ingiusto. Una preghiera che è molto importante è la preghiera di lode. Noi non chiediamo niente al Signore, ma lo lodiamo perché Egli è degno di essere lodato, è il nostro Creatore, è il nostro Padre Celeste, è il nostro Salvatore attraverso suo Figlio Gesù Cristo, e lo dobbiamo ringraziare con questa preghiera di lode. Ogni inno che noi cantiamo è una preghiera di lode, anche se a volte noi lo cantiamo senza magari rispettare la metrica, senza rispettare la musica, così, e magari senza riflettere
alle parole bellissime che abbiamo cantato, come questa mattina, introducendo questo studio sulla preghiera, che dice: come dolce la preghiera nelle angosce della vita, per chi crede, per chi spera, nella ita del Signore, è la fonte cui ci invita l'amoroso Redentore. Parole bellissime. Pensate a coloro che non pregano, perché non credono. E devono essere veramente disperate queste persone. Noi automaticamente, scusate il termine, quando ci troviamo in qualche perplessità particolare, cosa facciamo? Preghiamo. Non possiamo fare altro che pregare. Quanto deve durare la preghiera? Gesù ci dice, lo studieremo, non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, che pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Poche parole, un'invocazione di aiuto. Signore, salvami. Signore, abbi pietà di me. Signore, ti lodo per la tua grandezza, per la tua bontà. Signore, grazie. Il Signore si diletta di queste preghiere che escono spontanee dall'animo. E l'Apostolo Paolo, parlando del canto di lode, della preghiera di lode, dice le seguenti parole ispirate, Colossesi, capitolo 3, il versetto 16. Colossesi, capitolo 3, versetto 16. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E il canto spirituale ha un potere straordinario, non soltanto quando cantiamo tutti insieme e cantiamo le nostre lodi al Signore nel giorno del sabato, ma quando cantiamo, cantiamo da soli o cantiamo in duo, in tre. Io mi ricordo quando ero a scuola, in seminario a Firenze, via Trieste 23, che al venerdì sera, dopo essersi tirati tutti a lucido, come si è abituati a fare nelle nostre scuole, in vista del tramonto, pulita la camera, in attesa della cena, si metteva lì a cantare. Tre, quattro insieme, c'erano delle bellissime voci e alcune voci poi finirono nel quartetto della Voce della Speranza, messo insieme dal pastore Francesco Sabatino. Ho un ricordo bellissimo di quei momenti. Si cantava, che bello, vedere dei giovani di 18-20 anni che cantano degli inni al Signore, che cantano e che cantano intonati, perché il Signore ha dato alla sua Chiesa dei doni straordinari. Poi, certo, quando si è nei congressi, come il congresso che c'è stato recentemente a Pestu, ho sentito che eravate più di 1000, forse 1200, 1500 persone, insieme, le cose straordinarie. E io mi ricordo quando sono stato alla conferenza generale a Vienna, nel 1975, quanti eravamo al sabato? E chi se lo ricorda più? E poi mi ricordo degli Stati Uniti di America, quando a Atlantic City nel 1970, vedete, vado in là con gli anni, c'è stata questa grande riunione ed eravamo più di 40.000 al sabato, che cantavano al Signore,
E siccome non tutti conoscevano l'inglese, cantavano nelle loro lingue, ma era straordinario. E io in quelle occasioni penso sempre all'inno di Mosè e dell'agnello che canteranno i redenti, questa grande folla che verrà da tutte le nazioni, parlerà tutte le lingue, i dialetti del mondo e canterà l'inno di riconoscenza. Come Israele, dopo il passaggio del Mar Rosso, arrivò nel deserto e innalzò al Signore un canto di lode, il cantico di Mosè, ebbene il popolo di Dio, liberato dalla schiavitù del peccato, canterà questo inno di riconoscenza, l'inno di Mosè e dell'agnello sul mare di vetro davanti al trono di Dio. È una cosa straordinaria. Il canto è una preghiera. E dobbiamo dire che la Riforma ha dato degli inni bellissimi alla Chiesa, che vengono cantati ancora oggi, hanno 2, 3, 4 secoli. Ma poi i giovani si sforzano di cantare le loro lodi con un linguaggio moderno, con una musica moderna che se non eccede è bellissima. Canto di lode, quindi è una preghiera. E poi c'è la preghiera di intercessione. La preghiera di intercessione. La vera preghiera ci porta a pregare non solo per noi, ma anche per gli altri. E questo è il miracolo della preghiera, che vince l'egoismo, l'egocentrismo che sono purtroppo radicati dentro di noi e ci aiutano a vincerli. L'Apostolo Paolo, nella prima Timoteo, capitolo 2, versetto 1, dice quello che segue. Prima Timoteo capitolo 2, versetto 1, e seguenti. Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché vi è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo. È interessante questo passo della scrittura. L'Apostolo dice: dobbiamo pregare, dobbiamo supplicare, avere uno spirito di intercessione, di ringraziamento per tutti gli uomini. Cosa vuol dire nella pratica questo? Vuol dire che il colloquio con Dio, da personale che è, si estende al nostro prossimo, a coloro che soffrono, a coloro che hanno bisogno della nostra simpatia, che hanno bisogno dell'aiuto del Signore, siano essi malati, siano infortunati, siano poveri, siano disoccupati, siano afflitti, siano sofferenti in un modo o nell'altro, per tutti gli uomini. Qui non c'è scritto per tutti gli uomini credenti, c'è scritto per tutti gli uomini. E io credo che dovremmo, crescendo nella grazia e nel Signore, nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, avere uno spirito più portato verso gli altri di quanto non abbiamo ora.
Pregare per che cosa? Pregare per delle necessità materiali, ma anche per delle necessità spirituali. Qui c'è scritto: il quale Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Dobbiamo pregare per la loro salvezza. Quante volte noi diciamo: che privilegio che abbiamo noi di conoscere la parola di Dio. Quando ci accorgiamo che gli altri commettono degli errori nel modo di vivere, nel modo di comportarsi verso gli altri, verso se stessi, che privilegio, è un grande privilegio. E a quelli che ci dicono, vi ricordate la famosa frase che ripetono spesso, beati voi che avete la fede, è vero o no che ci dicono così? E noi cosa rispondiamo? Beato anche lei, signora, beato anche lei, caro amico, beati tutti, perché la fede non è monopolio di nessuno. Il Dio è un privilegio che estende a tutti. Quindi avere questo spirito di intercessione verso gli altri. E qui c'è qualcosa che forse può farci arrestarci un attimo e meravigliarci. Per tutti gli uomini, e soggiunge versetto 2, per i re. Adesso i re sono un pochino stati sostituiti dai presidenti della Repubblica, ce ne sono ancora, ma sono rari, cioè persone che sono in autorità, che hanno in mano il bastone, si dice, del comando, le redini degli stati. Pregare per i re e per tutti quelli che sono in autorità. Chi era a quel tempo il re? Quando l'apostolo dalla prigione, si vuole, Mamertina, pregava per i re e per quelli che erano in autorità. Ditelo, era Nerone, una bravissima persona, uno dei peggiori imperatori che abbia avuto Roma, seguito da tanti altri. Pregava. Gesù cosa ha detto? Non dobbiamo pregare per i nostri nemici? Perché se preghiamo soltanto per quello che ci fanno il bene, che cosa facciamo di straordinario? Gesù Cristo ci invita a fare lo straordinario in questo senso. Pregare per loro, per la loro conversione, se non sono onesti. Pregare per loro se sono onesti, affinché l'onestà non la dimentichino, perché l'esercizio del potere può far dimenticare l'onestà, la parentela, la fede, ogni cosa. Siete d'accordo o non siete d'accordo con noi? È difficile occupare posti di responsabilità senza essere presidenti o re e rimanere integri. La Bibbia parla di due casi nell'Antico Testamento. Vi ricordate chi erano questi uomini? Ma Giobbe veramente non era un ricco soltanto. Io direi Daniele, sì. E Giuseppe. Giuseppe, Daniele e Giuseppe. Giuseppe che arriva da schiavo ad essere vice re di Egitto. Noi non riusciremo a capire mai, perché non vediamo cos'era l'Egitto, vediamo delle mummie adesso, vediamo dei grandi monumenti, vediamo delle grandi cose, non riusciamo sempre a leggere i geroglifici, ma era una civiltà all'apogeo, la più grande civiltà che fosse mai stata conosciuta sulla terra, arrivò a essere viceré e rimase integro anche a fare il viceré. Quanti
sono capaci di arrivare a posti simili e a conservare con l'aiuto del Signore la loro integrità. Il fatto è che non è che imparò a essere integro, a fare il viceré in mezzo a tutti gli intrallazzi della politica e del potere. Questo era integro in casa di suo padre, era integro quando i fratelli canaglie lo vendettero agli ismaeliti, fu integro in casa di Potifare che gli dette tutto nelle mani, fu integro anche quando la signora Potifare gli propose quello che gli propose ogni giorno, era perseverante sta donna, e lui perseverante, integro, a dire no, e finì in galera, e ci rimase lì in galera per tanti anni, e lì fu integro anche in galera. Ecco perché fu integro sul trono. E così potremmo parlare di Daniele. Daniele che arrivò ad essere straordinario e aveva già una bella età. In genere i vecchi sono un pochino messi da parte perché ci sono i giovani leoni, ci sono i puledri scalcianti delle nuove generazioni che si fanno strada e dicono adesso sti vecchi ma vadano in pensione. Il re invece, ma non era il re di Babilonia, era il re di Medo-Persia, lo mise in una carica straordinaria per importanza. Leggiamo Daniele, non abbiamo il tempo di approfondire. Daniele capitolo 6, versetto 1. Parve bene a Dario di stabilire sul regno 120 satrapi, i quali fossero per tutto il regno, e sopra questi tre capi, uno dei quali era Daniele, perché questi satrapi rendessero loro conto e il re non avesse a soffrire alcun danno. Ora questo Daniele si distingueva più dei capi e dei satrapi, perché c'era in lui uno spirito straordinario e il re pensava di stabilirlo sopra tutto il regno. E quanti anni aveva questo Daniele? Ah, ne aveva più di 80. Sarà stato anche verso i 90. Ma qual era il segreto per tanta fortuna, diciamo, no? Per intenderci. Per tanto privilegio, per una carriera così straordinaria. Perché quando c'erano i babilonesi, aveva 20 anni, vi ricordate? Daniele 1, versetto 8. Daniele prese in cuor suo la risoluzione di non contaminarsi con le vivande del re e col vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. C'era di tutto perché dicesse, e chiudiamo un occhio, va, e poi quando sarà passato riprenderò a osservare la riforma sanitaria. Ma questi erano uomini di Dio, non erano omuncoli così, alla bella e meglio, che facessero i conti alla bella e meglio, e rinunciassero alla loro fede così facilmente. E questo uomo, dopo il capovolgimento, Babilonia è preso dai medo-persiani, in genere quando ci sono i conquistatori fanno piazza pulita della vecchia guardia e mettono i loro uomini al loro posto. No, anche i persiani riconoscono che questo era un uomo straordinario, un uomo di preghiera. Ecco perché bisogna pregare per i re, per quelli che sono in autorità, perché eserciti nel loro bene e nella loro amministrazione. Io mi ricordo nel mio piccolo, quando sono stato a trovare il maresciallo dei carabinieri della stazione qui vicina, al quale ho dato dei libri che spiegassero la parola di Dio, il movimento avventista,
e poi alla fine gli ho chiesto: «Maresciallo, le chiedo un favore. Dica, dica. Potremmo lasciarci con una preghiera. Io credo che mai in quella stazione dei carabinieri qualcuno avesse chiesto di pregare per il povero maresciallo. Dico povero perché oggi sappiamo che le forze dell'ordine hanno sempre più una lotta impari da combattere contro i malvagi, contro i cattivi, contro i ladri, eccetera». E quest'uomo ha detto: «Sì, sì, ho pregato», chiedendo al Signore di aiutare lui, sua moglie, il bambino, e di aiutare i suoi pochi carabinieri. Alla fine quest'uomo aveva gli occhi umidi di pianto. Dobbiamo pregare, dobbiamo intercedere. E poi pregare per i malati. Ritorneremo perché l'argomento è molto importante. Giacomo 5,16. Sta scritto: «Confessate dunque i falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri, onde siate guariti. Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia». Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Cosa vuol dire? Che bisogna pregare in un certo modo. Ci sono delle condizioni nella preghiera. Oh sì! E sono tante queste condizioni, che vedremo ad una, almeno le più importanti. Pregate. Quando qualcuno è malato, pregate. E noi da sempre, seguendo le istruzioni di questo capitolo, pratichiamo anche l'unzione, amministriamo l'unzione agli ammalati, i quali chiamano gli anziani della Chiesa affinché preghino per loro. Ed è un momento certamente solenne in cui ci si prepara molto spiritualmente. Il Signore ascolta queste preghiere. E allora l'Apostolo conclude parlando di Elia. Elia, dice, versetto 17, era un uomo sottoposto alle stesse passioni che noi e pregò ardentemente che non piovesse, non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Cioè Elia era un uomo che aveva i nostri limiti e pregò e il Signore lo ascoltò. Quindi pregare e pregare con fede. Ritorno a Elena White, che dice nello stesso libro, Passi verso Gesù, pagina 100, pregare nel nome di Gesù è qualcosa di più di una semplice menzione di quel nome, al principio o alla fine della preghiera. Pregare nel nome di Gesù significa rivolgersi a Dio con gli intenti e lo spirito con cui Gesù si rivolgeva al Padre. Credendo nelle sue promesse, si appoggiava alla sua grazia e lavorava per lui. La preghiera quindi è un grande impegno spirituale e non avremo mai finito di imparare a pregare. E concludo con un'esortazione dell'Apostolo Pietro, 1 Pietro capitolo 4 versetto 7. 1 Pietro capitolo 4 versetto 7.
allora la fine di ogni cosa è vicina. Siate dunque temperati e vigilanti alle orazioni. In vista della fine di ogni cosa deve aumentare nel credente lo spirito della vera preghiera. E soggiunge, soprattutto abbiato amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. Uno spirito di intercessione, uno spirito di preghiera, uno spirito largo di preghiera che comprenda tutti gli uomini. Quindi, riassumendo, diversi tipi di preghiera: richiesta di aiuto materiale e spirituale, preghiera di lode, dove è compreso anche il canto, la preghiera di intercessione e particolarmente la preghiera per i malati. E vorrei concludere dicendo che un giorno i discepoli chiesero a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. E anche noi domandiamo al Signore di insegnarci a pregare, visto che l'Apostolo Paolo, ispirato da Dio, dice: noi non sappiamo pregare, ma lo Spirito ci viene incontro, ci insegna con sospiri ineffabili. Signore, insegnaci a pregare. Che Dio ci aiuti e ci benedica. Amen.